con l'obiettivo di prevenire, perché ormai è scientificamente dimostrato che questa è la strada, anche perché sennò non ha senso vivere le epoche moderne, cioè stare nel 2017, il grande vantaggio rispetto a quello che succedeva centinaia di anni fa è appunto che ci si può mettere in condizione di evitare che la malattia diventi definitiva. Parola del numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, intervenuto a margine del premio Andrea Fortunato. La manifestazione punta da un lato a diffondere l'informazione per la prevenzione da parte degli atleti che praticano sport agonistico e non, e dall'altro a rendere obbligatoria l'adozione del passaporto ematico, intitolato agli atleti Andrea Fortunato, Flavio Falsetti e Pier Mario Morosini, mirando ad inserire anche gli esami ematici tra quelli attualmente previsti come obbligatori per ottenere l'idoneità sportiva. Nel corso della cerimonia, tra gli altri, è intervenuto il cavaliere Gianni Letta, già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sono stati premiati Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, e il fratello Simone, tecnico della Lazio.